Ciao a tutti, oggi è venerdì 12 gennaio 2018 che mi trovo qui nel giardino Monsignor Antonio De Martini. Allora, sono qui su invito del professor Manzini perché a riguardo di questo laghetto deve rivelarmi qualche cosa. Ok. Ciao Luigi. Ciao Gianni, purtroppo siamo ancora qui in questa bellissima area di Alessandria per segnalare il tentativo di trasformare quest'area in un'area praticamente con una godibilità diversa, nel senso che il comune ha intenzione di trasformare questo laghetto così vivace e vivo di forme di vita e pieno di forme di vita in un laghetto come quello della stazione, cioè a circuito chiuso, dicendo che il consumo d'acqua è eccessivo. La mia osservazione sono queste. Uno, l'amministrazione comunale si deve interrogare se vuole mantenere il laghetto così com'è, con le sue forme di vita, perché se sì, deve fare in modo che gli eventuali lavori siano compatibili con le forme di vita, e quando dico compatibili significa creare un circuito di acqua e di areazione e di filtri da mantenere che difficilmente un'amministrazione pubblica è in grado di fare. Perché abbiamo detto in altre occasioni la parola manutenzione è una sorta di tabù. La seconda cosa, se invece si risponde che è uno spreco, che è comunque una cosa che crea solo dei costi, boh, basta, si svuota, si fa come è stato fatto da altre parti e si rende deserta questa zona probabilmente con molto dolore da parte di tutti gli abitanti della zona, dei bambini in particolare della scuola e di tutti gli abitanti del quartiere. Aggiungo un'ultima osservazione. Una delle motivazioni che vengono sempre date è quella del costo dell'acqua. Però io mi domando, è 70 anni che questo laghetto spruzza acqua eccetera, nessuna amministrazione ha sempre sollevato il problema, non sarà che per caso le tariffe al metro cubo dell'acqua continuano ogni anno ad aumentare, per cui quello che costava oggi 10 domani costa 15, dopodomani 20, dopodomani ancora 30. Quindi l'unica soluzione, se si vuole dare una risposta intelligente, visto che l'AMAG è una partecipata del comune, si fa un contratto forfettario e si paga il consumo dell'acqua, che è stato notevolmente ridotto perché abbiamo messo quegli ugelli di controllo, e dicevo si fa un contratto flat, un contratto una convenzione e a tariffazione bloccata e tariffazione molto contenuta per quanto riguarda appunto il comune. E la situazione è molto semplice, molto ma molto semplice, è risolvibile. Ve lo dice un cittadino qualunque che comunque è un amante dei pesci, un amante degli acquari, e se si vuole fare le cose come si deve ci sono delle strade possibili, tecnicamente possibili. Non il solito intervento così rozzo e primitivo che spesso le amministrazioni pubbliche riescono a fare. Guardate come hanno ridotto le fontane e i deserti, cioè le fontane e altri luoghi che una volta erano pieni di forme di vita, come le hanno ridotti. Il giardino e il laghetto dei giardini pubblici sono ridotti a una specie di palude deserta ricca di mucillagini e nessuna forma di vita. Grazie. Ok, allora io voglio dire una cosa. Prendo uno spunto di quello che hai detto. Hai parlato di deserto.
sarà forse che vogliono desertificare per far restare comodi i nostri ospiti. Può anche darsi. Capisco la tua ironia, però sembra che comunque sia una tendenza quella di lasciare perdere e di valutare come costo il verde, le cose belle e piacevoli che rendono appunto gradevole la vita dei cittadini. Vediamo il verde abbandonato, la sporcizia che è imperante in qualunque luogo di questa città, e dunque questa è la tendenza. Io mi auguro e speravo che una svolta e un cambio anche nell'amministrazione potesse dare un segnale diverso. Siamo ancora in tempo. Io sono qui che aspetto, noi siamo qui che aspettiamo. Il quartiere è qui che aspetta, gli alessandrini aspettano. Grazie e arrivederci. Aspetteremo qualcuno se andrà a Roma. Vabbè, ok, va bene. Ciao, ciao, a tutti. Ciao Luigi, ciao. Devo fare una...